Parliamo del delitto di Via Poma, è stato il titolare delle indagini dal 2001 al 2008. Si è arrivati ad una conclusione che l'ex fidanzato era il colpevole del delitto, ma adesso la Corte d'Assise d'Appello sembra mettere in dubbio questa tesi senza però portare dei riscontri particolarmente oggettivi. Allora, bisogna essere precisi, direi che più che la Corte d'Assise d'Appello sono i periti nominati dalla Corte d'Assise d'Appello che mettono in dubbio addirittura due capisaldi su cui PM e difesa erano d'accordo, e che cioè si trattava di un morso, anche se la difesa asseriva non attribuibile al loro assistito, e che sul reggiseno e sul corpetto c'era il profilo biologico dell'imputato Raniero Bosco, anche se la difesa sosteneva lasciato in un momento diverso rispetto al momento dell'omicidio. Quindi adesso quali saranno gli ulteriori sviluppi? Lei, ecco, oggi pubblicamente ha voluto, diciamo, dire la propria opinione. La propria opinione in questo caso? La mia opinione ovviamente conta nulla dal punto di vista processuale, perché ci sono altri colleghi che se ne stanno interessando. E mi premeva sottolineare soltanto un fatto, e cioè che presso la pubblica opinione era passato il messaggio che una nuova perizia disposta dalla Corte d'Assise d'Appello aveva portato a nuovi risultati, con l'evidenziazione di nuovi profili di soggetti ignoti e quindi di altri possibili autori. Allora, occorre che sia detto con chiarezza che i periti della Corte d'Assise d'Appello si sono limitati semplicemente a valutare e a smontare il lavoro dei consulenti del pubblico ministero senza fare nuove analisi direttamente loro, pur essendo i reperti a loro disposizione. Sulla sua scrivania notiamo un libro di Giancarlo De Cataldo, In giustizia. Come potremo parafrasare queste frasi contenute? Ma in questo libro il dottor De Cataldo, che è un autorevole membro del collegio giudicante della Corte d'Assise, unitamente ai 6 giudici popolari che la compongono, sostanzialmente dice di essere scettico sulla validità della prova scientifica quando non supportata, per esempio, da una testimonianza. E io rilevo che questa rispettabilissima opinione si scontra però con la necessità, in moltissimi casi, di celebrare dei processi in cui protagonisti del fatto sono soltanto la vittima e il suo carnefice, quindi senza possibilità di trovare riscontri. E intendo riferirmi non solo al caso di Via Poma, ma al caso di Carlasco, all'omicidio della contessa Alberico Filo della Torre, se vogliamo anche all'ultimo caso che ha visto la povera signora Rea assassinata. Lì abbiamo soltanto dei reperti valutati sotto il profilo scientifico. E cosa dovremmo fare? Non celebrare questi processi perché comunque la risposta sarebbe inaffidabile a priori?